Vi ricordo che se φ è una funzione semplice, φ è la somma per j che va da 1 a k di lambda j, funzione caratteristica di certi insieme con j. La condizione è che i con j devono essere tutti insieme misurabili. Quindi questa si dice semplice. Se solo se per definizione e questo per genere. Quindi una funzione semplice non è altro che una combinazione lineare finita di funzioni caratteristiche di insieme misurabili. Allora vi ricordo anche che in questo caso l'integrale su x di φ di x in de mu per definizione è la somma per j che va da 1 a k di lambda j per mu di e con j. Quindi semplicemente l'integrale si definisce così. In questo però c'è da specificare una convenzione. Se vi ricordate, la misura può avere valore più infinito, ok? Anche se i lambda j sono tutti reali, anche se specifichiamo che i lambda j siano tutti reali, però la misura può avere valore più infinito. Ok? Allora, cosa ci vuole? Quindi, come vedremo, anche una funzione semplice potrebbe non essere misurabile, non essere integrabile. Perché? Ci vuole innanzitutto una convenzione. 0 per più infinito per noi fa 0. Quando andiamo a fare gli integrali, se ci troviamo di fronte uno 0 per infinito, fa sempre 0. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi prendiamo la funzione 0 anche su un insieme che ha misura infinita, l'integrale fa 0. Anche una funzione che valga più infinito su un insieme di misura nulla, l'integrale fa sempre 0. Ok? C'è però un caso in cui questa quantità non si può definire. Per esempio, pensate a una funzione, alla funzione segno. La funzione segno quanto vale? Vale più 1 se x è positivo, 0 se x è uguale a 0 e meno 1 se x è negativo. Questa è una funzione da RN. Allora questa qua la possiamo scrivere come meno 1 per la funzione caratteristica della semiretta meno infinito 0, poi più la funzione caratteristica della retta 0 infinito. Questa è la funzione semplice. Se volessimo fare l'integrale quello rispetto alla misura usuale, vedremo che non è la misura usuale perché la misura di Riemann non era numerabilmente additiva, però si può estendere una misura su R che sia numerabilmente additiva, insomma, alla lunghezza usuale. Se vogliamo fare l'integrale rispetto a dx di questa funzione, si può fare? Non si può fare. Per quale motivo? Quando andiamo a applicare questa definizione, poi mi viene più 1 per infinito, meno 1 per infinito. Quindi rientriamo nel caso in cui abbiamo una somma che dà luogo a una forma indeterminata. Quindi, anche per le funzioni semplici, dobbiamo prima integrare la parte positiva, poi integrare la parte negativa e si può fare sempre questo. Perché con la convenzione che 0 per più infinito fa 0. Ok? Allora, se abbiamo 1 per più infinito, in quel caso fa più infinito. Chiaro? Se abbiamo una costante positiva per più infinito, in quel caso fa più infinito. Come integrale. Quindi integriamo prima la parte positiva, integriamo la parte negativa, se uno almeno dei due è finito, allora possiamo integrare la funzione semplice. Ok? Ok?
funzione f misurabile ed f maggiore o uguale a 0. Quindi a valori in 0 più infinito. Allora, l'integrale di f in de mu come è definito? Come l'estremo superiore degli integrali di phi di x in de mu, tali che phi è semplice e phi è compreso tra 0 e f. Quindi possiamo ricorrere alla... Allora, questa definizione va benissimo per qual motivo? Si tratta di prendere tutte le funzioni semplici minoranti. Queste ce l'hanno un integrale, perché qua dentro non ci troviamo mai in difficoltà, ci troviamo sempre dei numeri non negativi moltiplicati altri numeri non negativi. Questi numeri, uno di questi numeri potrebbe fare più infinito, ma se è moltiplicato per 0 fa 0, se è moltiplicato per una costante maggiore di 0, tutto quanto fa infinito. Ok? Se voi avete una funzione che vale più infinito su un intervallo di ampiezza 1, è chiaro che l'area là sotto è infinita. Okay. Quindi si fanno questi integrali, si fa l'estremo superiore, e questo estremo superiore è legittimamente un numero compreso tra 0 e più infinito. Viene più infinito, e qual è il problema? L'integrale si dirà che diverge. Divergerà, può divergere solo positivamente, perché la funzione è maggiore o uguale a 0. Se invece f non ha segno costante, allora si scrive la parte positiva meno la parte negativa. F si scrive come la sua parte positiva meno la parte negativa. Vi ricordo invece che il valore assoluto di f è uguale alla parte positiva più la parte negativa. Quindi se volete per esempio ricavare la parte positiva non è altro che f più il valore assoluto di f mezzi, oppure la parte negativa è f valore assoluto meno f diviso. Allora che cosa si fa? Si vanno a fare separatamente l'integrale di f parte positiva in de mu e l'integrale di f parte negativa in de mu rispetto alla misura mu secondo quella definizione di prima. Se sono entrambi finiti, se al primo caso se sono entrambi finiti, si dice che f è in L1 di x rispetto alla misura mu. Molto spesso si sa che è mu e si sa che è x, quindi scriviamo L1 e basta. E si pone integrale di f uguale per definizione integrale della parte positiva meno integrale della parte positiva. Ok? Invece l'integrale del valore assoluto sarà l'integrale della parte positiva più l'integrale della parte negativa. Quindi possiamo dire che f appartiene a L1 se solo se l'integrale del valore assoluto è finito. È chiaro, no? Se l'integrale del valore assoluto è finito vuol dire che ambedue questi numeri, questi sono due numeri positivi, questo col segno meno davanti, però se ci vediamo il segno meno positivo pure questo, perché questa funzione non è negativa. Se entrambi questi numeri sono finiti, vuol dire che l'integrale del valore assoluto è finito, vuol dire che la funzione è negativa. Secondo caso, se è finito uno solo dei due integrali, si dice
semi integrabile. Quindi, supponiamo questo fa più infinito, questo è finito. La funzione è semi integrabile. Quando farà l'integrale? Secondo voi? Più infinito. Se invece questo è finito e questo è infinito, l'integrale farà meno infinito. Se non è finito alcuno dei due integrali, se entrambi gli integrali non sono infiniti, non si dà senso a integrale di f. Quindi questo qua non c'ha senso, perché sarebbe più infinito o meno infinito. Non si dà senso. Quindi il caso in cui va male è quando una funzione è sì misurabile, però la parte positiva c'è integrale più infinito, la parte negativa c'è integrale meno infinito, l'integrale di f quando fa? Si evita completamente questa domanda. La funzione non è integrabile, non è semi-integrabile, non è niente. Perché si evita questa domanda? Perché non si può dare una risposta decente, che si ottengono subito paradossi e contro, appena si prova a fare qualcosa si ottengono problemi di tutti i tipi. È chiaro? Vabbè, quindi questa è la situazione. Bene. Quali sono le proprietà dell'integrale? Alcune proprietà dell'integrale sono facili, dipendono dalla additività della misura. Cioè, spazio di misura x. Allora, prendiamo uno spazio di misura e prendiamo f e g in L1. Allora lambda f più, scusate, facciamo alfa f più beta g, mu non lo posso usare perché è già impegnato per indicare la misura, è ancora una funzione di L1 e integrale su x di alfa f di x più beta g di x del mu è uguale ad alfa integrale di f di x del mu più beta integrale su x di g di x del mu. Questo fenomeno a e b è fatto di, cioè, l'integrale, come al solito, è un funzionale lineare e rispetta le combinazioni lineari. La dimostrazione di questa proposizione non la faccio, non perché sia difficile, è solo noioso, basta applicare la definizione. Uno lo deve fare prima con le funzioni positive, poi deve spezzare le funzioni positive, poi lo deve fare con la differenza, bisogna fare un po' di casi, un po' di cose, però semplicemente non è una proposizione complicata,
cioè l'integrale che stiamo facendo nel caso normale estenderà l'integrale di linea. Questa proprietà la deve conservare. Non è importante. Quindi questa, chi vuole può provare a farlo per esercizio, se incontra delle difficoltà poi non le chiede a ricevere. Un'altra proprietà, questa è banale, che l'integrale, il valore assoluto dell'integrale di f di x di mu, beh, questo chi è? Questo è il valore assoluto dell'integrale della parte positiva meno l'integrale della parte negativa, no? Ma questo è più piccolo, se questo numero lo chiamate A, questo numero lo chiamate B, A meno B, ma lo assoluto è più piccolo di A più B. Quindi questo è più piccolo dell'integrale di F più di X del mu più l'integrale di F meno di del mu, che non è altro che l'integrale del valore assoluto. Quindi vedete che la proprietà che l'integrale sia un funzionale monotono, cioè che il valore assoluto dell'integrale sia meno uguale all'integrale del valore assoluto, rimane vera anche per l'integrale e rispetto a qualunque spazio di misuramento x sigma. Ok? Quindi le proprietà di linearità dell'integrale sono vere sempre. Le proprietà che l'integrale è funzionale monotono, cioè che aumentando la funzione aumenta il valore dell'integrale oppure passando al valore assoluto l'integrale aumenta, non diminuisce, sono sempre vere. Ok? Quindi queste proprietà banali non ci perdiamo tempo. È vero che questo è un integrale, l'integrale di Lebesgue rispetto a misura generica mu, quindi noi abbiamo fatto la dimostrazione di queste proprietà per l'integrale di Riemann e solo sulla misura unidimensionale, però non ci vogliamo perdere. Adesso vediamo delle altre proprietà che invece sono espresse da questa perna di teoremi di cui vi stavo parlando. Primo teorema va sotto il nome di Beppolelli. Quindi io ho una successione, in questo caso di funzioni, allora x sigma mu lasciamo, poi ho una successione di funzioni misurabili, quindi ho f con n di x, f con n da x in 0 più infinito misurabile per a un punto. Poi questa successione di funzioni è monotona non decrescente. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che f con n di x è minore o uguale di f con n più 1 x per ogni n appartenente a n e x appartenente a x. Oh, qua in realtà vedremo poi che tutto quello che noi diciamo per adesso ovunque, per ogni x, in realtà si potrà generalizzare dicendo quasi ovunque, ma questo discorso lo faremo poi più in là, che adesso se metto anche questo in mezzo non ci capite più. Anche la convergenza puntuale, basterà la convergenza puntuale quasi ovunque, eccetera, eccetera. Però, ripeto, questo merita un discorso a parte. Per adesso mettiamo così. Quindi abbiamo semplicemente al teorema Beppolelli. Abbiamo uno spazio di misura e abbiamo una successione di funzioni positive, non negative e monotone. Allora possiamo andare a calcolare i limiti. Possiamo prendere f uguale f di x di
uguale al limite di epsilon n di x uguale all'estremo superiore di epsilon n di x per ogni x. Allora l'integrale di tesi, l'integrale di f è uguale al limite dell'integrale di f con f. Quindi posso dire che l'integrale passa al limite sulle successioni crescenti di funzioni non negative. Misurabili. Ok? Sulle successioni modulo. Questo si chiama tenere passaggio al limite dell'integrale sulle successioni modulo. Come vedete stiamo parlando dell'integrale rispetto a una qualunque misura mu. Quello che mi serve è che f con n tenda a f in modo non decrescente. Scusate, no? Lo ripeto, teorema di Beppo Levi, abbiamo uno spazio di misura e abbiamo una successione di funzioni misurabili da x a valori in 0 più infinito, quindi misurabili non negativi, e sappiamo che questa successione è monotona non decrescente. Possiamo fare il limite della successione puntuale dappertutto, questo limite coincide con l'estremo superiore, quindi dall'alto già sappiamo o come limite o come estremo superiore che questa è una funzione misurabile non negativa, ovviamente. Quello che non sappiamo e che vogliamo dimostrare è che l'integrale di f è uguale al limite dell'integrale di f. Ok? Dimostrazione. Cancelliamo l'altra lavagna.
vorrei ottenere l'altra disuguaglianza. L'altra disuguaglianza è più difficile da ottenere. Per ottenere l'altra disuguaglianza bisogna fare delle osservazioni. Vi ricordo che l'integrale di f di x in de mu è uguale per definizione all'estremo superiore dell'integrale di phi di x in de mu, tale che phi è semplice e phi è minore uguale. Quindi, prendo alfa compreso tra 0 e 1. Se riesco a dimostrare che alfa integrale su x di alfa phi di mu è minore o uguale del limite dell'integrale di f con n di x di mu, allora cosa faccio? La alfa la porto fuori. Poi questa disuguaglianza vale per ogni alfa. Allora questa disuguaglianza deve valere per ogni alfa compreso da 0 e 1 e per ogni phi semplice phi minore uguale. Allora io dico che il teorema è dimostrato perché prima l'alfa la porto fuori, poi la faccio tendere a 1, la disuguaglianza vale sempre per il teorema della permanenza del. Poi faccio l'estremo superiore su phi, la disuguaglianza vale sempre, alla fine mi viene integrativa. Lo scrivo esplicitamente. In tal caso, quindi l'estremo superiore di queste quantità, ma l'estremo superiore di queste quantità è il minimo dei maggioranti, siccome questo non dipende né da alfa né da phi, è un maggiorante, quindi il minimo uguale del limite su n integrale, e quindi il teorema è dimostrato. Allora la vera domanda qui è: ma perché ci hai messo phi? Si capisce pure perché dimostrare che questo limite sia più grande dell'integrale di phi è più facile che dimostrare che questo limite direttamente è più grande dell'integrale di f. Ok? Ma perché ci hai messo pure alfa? Perché alfa phi è strettamente più piccola di f. E quindi questa proprietà mi servirà quando vado a cercare di dimostrare che questo è più grande di questo. Chiaro? Quindi purtroppo si devono fare queste due osservazioni. Cioè si deve prendere sia alfa che phi, perché questo complica leggermente la dimostrazione, ma se no, diciamo, la dimostrazione, l'idea della dimostrazione però da cosa dipende? Come andremo a vedere, l'idea della dimostrazione la dobbiamo ancora scrivere e
dipenderà dal fatto che la misura passa al limite sulle successioni crescenti di insieme. Vi ricordate la proprietà dell'altra volta? Cioè, quando io ho un'unione di insieme uno dentro l'altro, faccio l'unione degli econ n, e la misura dell'unione è il limite della misura. C'era questa proprietà che abbiamo dimostrato l'altra volta. Questa è la proprietà fondamentale. Ok. Allora, osserviamo che alfa fi di x è strettamente minore di fi di x, perché fi di x ha sempre valori finiti, ok? Fi è una combinazione lineare con valori reali di funzioni caratteristiche di insieme misurato, che è meno uguale. Ok? Allora, io adesso cosa faccio? Vado a scrivere che è fi. Fi è la somma, diciamo, per j che va da 1 a k di lambda j per la funzione caratteristica di certi insieme con j. Adesso vado a chiamare e con jn uguale l'insieme degli x appartenenti ad e con j, tali che fi di x è minore o minore o uguale di f con n di x. Guardate, o ci metto minore o minore uguale, qua non cambia. Il punto è: questo insieme potrebbe, se io non ci mettevo questo alfa qua, tale che alfa f, scusate, è minore di f con n, se non ci metto alfa, punto, questo insieme può essere vuoto. Per quale motivo? Immaginate per esempio che f è la funzione costantemente 1, f con n si avvicina da sotto, per esempio è 1 meno 1 su n. Fi ci posso mettere 1, sì, perché la funzione era semplice. Allora 1 è minore o uguale di 1 meno 1 su n? Mai. E quindi questo insieme risulta vuoto. Se però qua ci metto alfa, questo alfa era compreso tra 0 e 1 strettamente, quindi questo alfa sarà minore di 1. Allora che succede? Che 1 meno 1 su n a un certo punto, quando n è piccolo, supera alfa. Quindi questo insieme non è più vuoto. Anzi, io dico che l'unione per n che va da 1 a infinito di e con jn è uguale a e con j. E poi dico anche che e con jn è una successione di insiemi non decrescenti. Cioè, se n aumenta, siccome il valore qua di f con n aumenta, che significa che questo insieme o è uguale o un po' più grande. Poi dico anche che ogni x di e con j prima o poi sta qua dentro. Per quale motivo? Questo qui è strettamente minore di fi di x, che è minore o uguale di f di x. Questo converge a f di x, quindi da un certo punto in poi questo è più grande di x. Quindi, fissato un x qualunque, esiste un indice n tale che quello appartiene a e con j in n, e quindi appartiene a questo. Quindi questa è la proprietà fondamentale. Cioè la successione di questi insiemi qua, fissato J, è monotona e l'unione mi dà E con J. Ok? Bene. Adesso io che cosa posso dire? Posso dire che l'integrale su X di f con n di x in del mondo è maggiore o uguale dell'integrale su x di somma per j che va da 1 a k di lambda j mu di e con j n in del mondo. Allora, scusate, funzione caratteristica
se ci mettevo e ci metto, devo mettere però alfa, ok? E qua mo di a su e con jn f è più grande di alfa e alfa phi, ma alfa phi quanto vale? A alfa lambda j. Quindi se io prendo il solo insieme e con jn e prendo alfa lambda j, è più piccolo di f con n. Se questo ragionamento lo ripeto per ogni j, questa funzione semplice qui è più piccola di f con n, e quindi l'integrale di f con n per definizione è più grande. Ma questa integrale si fa subito, viene alfa somma per j che va da 1 a k di lambda j mu di e con j n. Adesso faccio tendere n a infinito, questo tende a alfa somma per j che va da 1 a k lambda j mu di e con j. Per quale motivo? Questa è un'unione crescente di insiemi, la misura passa lì in successione crescente di insiemi. Ma questo qui non è altro che alfa volte integrale su x di finito in del mondo. Fine della dimostrazione, perché questo è quello che dovevo dimostrare. Abbiamo detto che se dimostravo questo, avevo finito. Questo è il teorema di Beccolelli, questo dei tre è il più, diciamo, il meno intuitivo, perché in realtà è intuitivo, molto intuitivo, perché diciamo, questa proprietà di passare la linea sulla successione crescente di funzioni rispecchia, è proprio il controparte del fatto che la misura passa la linea sulla successione crescente di insiemi, però la dimostrazione non è intuitiva a causa di questo artificio. Intuitivo come enunciato, però come dimostrazione non è proprio il massimo, quindi in questo caso proprio il fatto di avere la video lezione è opportuno, perché uno sembra che ha capito, poi va a casa, insomma. Ok, questo è Beppo Levi. Adesso dobbiamo fare, quindi Beppo Levi dice una cosa molto semplice: qualunque sia lo spazio di misura, stai facendo integrale rispetto alla misura positiva, se ha una successione che converge puntualmente, sta crescendo, le funzioni sono positive, puoi passare alla linea sotto il segno integrale e non te ne importa niente, né di che misura è né di altro. Quindi successione di funzioni positive misurabili, cioè l'unica cosa che devi verificare, ma diciamo per molte funzioni per esempio se state a fare elettrotecnica, avete, diciamo, sì, potete avere problemi perché potete avere delle misure che sono concentrate su una superficie, sono concentrate su un filo o sono concentrate su un punto, perché la carica può essere distribuita sulla superficie di un conduttore, su un filo o su un punto. Ma per esempio se state facendo un limite di successione di funzioni continue nello spazio positive che stanno convergendo puntualmente a un limite, sta cosa vale sempre sostanzialmente, ok? Basta soltanto, perché la controimmagine di un aperto tramite una funzione continua è sempre un aperto. Allora, se la misura contiene almeno gli aperti, cioè se la sigma algebra contiene almeno gli aperti, quindi contiene almeno quelli che si chiameranno boreliani, che è la più piccola sigma algebra contenente gli aperti, qualunque misura va bene per fare il passaggio al limite su quella successione di funzioni. Quindi, se avete una successione di funzioni continue che cresce, non negative, che cresce a f, potete sempre passare la linea sotto il segno integrale, praticamente, nei casi che vi interessano. È chiaro? Va bene. Ok. Questo è Beppo Levi. Cancelliamo Beppo Levi e andiamo a fare il lemma di Fatou. Thank you.
una successione di funzioni positive, non negative. Stavolta andiamo a calcolare f di x, che è f di x? È il minimo limite dell'f con f, o limite. Minimo limite o l'inf, questa è meglio perché ci dice che questo è il sup degli inf. Ok, ovviamente f è maggiore o uguale a 0 per lui, per lei, la funzione, e poi è sicuramente integrabile. Queste qua sono tutte misurabili, essendo positive sono anche tutte integrabili. L'integrale al massimo fa infinito. Oh, quello che dice anche Beppo Levi vale anche se uno dei due vale infinito, eh? Se uno dei due vale infinito, l'altro è anche infinito. Quindi se voi fate il limite di una successione crescente di funzioni, l'integrale se ne va più infinito, che vuol dire che la funzione limite è a integrale che diverge. Qua invece posso affermare tesi che l'integrale dell'inf è minore o uguale dell'inf degli integrali. Oh, in generale qui l'uguale non ci sta. Cioè, il minore può essere stretto, a volte c'è l'uguale, a volte no. Chiaro? Ok. Andiamo, la dimostrazione è qua, è più standard. Semplice questa volta. Per quale motivo? Allora, f con n di x è maggiore o uguale di g con n di x, che è l'estremo inferiore per k maggiore o uguale di n di f con n di x. Questo per ogni x. Cioè, se io vado a fare questo estremo inferiore, è chiaro che ci sta pure f con n, quando k uguale a n. E quindi questo è l'estremo inferiore tra f con n di x e f con n più 1 di x. Chiaro? Quindi questa diffuganza è banale. Quindi l'integrale di f con n di x in de mu è più grande dell'integrale di g con n di x in de mu, ma g con n è una successione monotona non decrescente ed è positiva perché è l'estremo inferiore di funzioni non negative e non negative. Per quale motivo? Quando n aumenta, per esempio se n è uguale a 2, qua partiamo da f2, se n è uguale a 3 partiamo da f3, quindi ci stanno meno funzioni. Se ci sono meno funzioni, l'estremo inferiore è più piccolo, è più grande. Quindi g con n è una successione monotona non decrescente. A chi converge questo? Io dico che converge esattamente a f, dove f è questa qua, minimo limite.
perché chi è il minimo indice? L'estremo superiore degli estremi inferiori, cioè esattamente l'estremo superiore di questo punto qua. Vabbè, non ci metto la x, ma insomma si capisce. E poi sappiamo che g con m sono positive, quindi per il teorema di Peppo Levi, quando m tende a infinito, questa a chi converge? Converge all'integrale di f di x in del mondo. Il problema è che questo, quando n tende a infinito, converge? Non lo so, potrebbe anche non convergere, perché questi qua sono solo numeri, o successione di numeri più grandi di quelli. Mica la successione deve convergere per forza. Però noi sappiamo che ogni successione c'ha il massimo limite, minimo limite. Allora, prendo l'estratto e converge al minimo limite, vale comunque questa disuguaglianza, passo al limite, che cosa trovo? Che il minimo limite di questa successione deve essere comunque più grande. Ok? Allora, fatemi controllare che abbiamo tempo per fare anche qualche osservazione. Sì, abbiamo 27 minuti. Allora, abbiamo questi 5 minuti per fare l'osservazione. Facciamo un esempio. Così voglio che tu lo capiate molto bene. Allora, facciamo un esempio. Prendiamo il normale, diciamo, come spazio di misure R, come i borelliani, e dx. Qua siamo anticipati, cioè pensate a R all'integrale di minimo, ok? Perché poi quando faremo la misura dx vedremo che la misura di Lebesgue non fa altro che estendere la misura di Peano-Jordan all'integrale di Lebesgue, non fa altro che estendere l'integrale di minimo. Quindi fin quando una funzione è integrabile secondo Riemann, se parlo della misura dx, l'integrale di Riemann direbbe che è coincido. Ok? Allora prendete questa successione di funzioni qua. F con m di x vale la funzione caratteristica di meno 1, 0 o di 0, 1, diciamo così 0, 1, se n è pari. Vale la funzione caratteristica di 2, 3 se n è dispari. Allora, quindi da 1 fa 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ce l'hai il limite? Se invece sto tra 2 e 5, che succede? Contrario. Cioè la limite non fa 0, 1, fa 1, 0, 1, 0, 1, 0. Perché questo qua si ha se n dispari. Allora, il limite di f con n non ci sta. Ma il minimo limite?
chiaro a tutti che sto minimo minimo fa 0. Quindi la successione o è la 0, 0, 0, 0, 0, che tende a 0. O è 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, il minimo minimo fa 0. O era 1, 0, 1, 0, 1, 0, il minimo minimo fa 0. In tutti e tre i casi il minimo minimo fa 0. È chiaro? Adesso andiamo a vedere, integrale di f con n. Quanto fa? Fate l'integrale di lì, di quelle funzioni. Fa 1 se n è pari. Fatele se n è pari. Quindi in questo caso la successione quanto fa? 3, 1, 3, 1, 3, 1. Allora, l'integrale del minimo limite quanto fa? 0. Il minimo limite degli integrali quanto fa? 1, perché 3, 1, 3, 1, 3, 1, il minimo limite fa 1. Quindi vedete, la successione di funzioni non ha limite, c'è solo il minimo limite. Il minimo limite è 0, l'integrale fa 0. La successione degli integrali manco ce l'ha il limite, perché pure questa non ha limite. Tuttavia ha il minimo. Questo minimo limite però fa 1 e non fa 0. Contrasta con il teorema di con l'emma di Fadou? No, perché l'emma di Fadou dice che quello è più piccolo di questo. Non dice che deve essere forza uguale. È chiaro? Quindi state attenti che nell'emma di Fadou l'uguaglianza non è sempre verificata. Certe volte sì, ma spesso. Dovete ricordarvi. Allora, perché questo esempio? Perché qui ci sono due aree, sono dislocate in zone diverse, che vengono a scomparire alternativamente, no? E quindi al limite non ci stanno. E, diciamo, se queste aree invece come consistenza non scompaiono, cioè nel senso che se qua prendevo per esempio 2-3, veniva 1-1-1-1, quello tendeva sempre a 1. Chiaro? Però ok, allora, siamo pronti per dimostrare il teorema. Questo è uno dei teoremi più importanti del corso. Ecco, magari i problemi tecnici di stamattina, poi ci sono, dobbiamo discutere un esempio con le beghe che forse non abbiamo il tempo di fare oggi, perché c'è stato problema tecnico stamattina, abbiamo perso di tempo, ma diciamo che il teorema ce la facciamo ovviamente dimostrare. Quindi teorema della convergenza dominata di Lebesgue. Allora voi avete uno spazio X, sigma mu, uno spazio di misura qualunque, misura positiva ovviamente. Poi avete una successione di funzioni f con n, da x in r, misurabili da ogni n. Poi sapete queste due ipotesi, il limite di f con n di x è uguale a f di x per ogni x. Ripeto, quando qualcuno vedrà queste video lezioni, la prima cosa, perché in genere questo teorema viene sempre enunciato con quasi ovunque, questo discorso quasi ovunque lo faremo dopo, lo faremo a parte, il teorema vale su qua, però non sappiamo cosa voglio dire così per adesso. E poi la seconda ipotesi, diciamo, è altrettanto importante la prima, cioè non basta la convergenza puntuale, ci vuole questa ipotesi qua, esiste, cioè ci vuole, è sufficiente questa ipotesi qua, una funzione L1 tale che f con n di x
in valore assoluto sia più piccola di g di x per ogni n appartenente a n x. Allora, io qua la resi? Allora, il limite per n che tende a infinito dell'integrale esteso a x di f con n di x meno f di x in del mu è uguale a 0, da cui il limite per n che tende a infinito per x su x di f con n di x in del mu è uguale all'integrale su x di f di x. Cioè, ho scritto anche questa perché in realtà noi dimostriamo questa che è più forte di questa. Questa qua sarà che la norma L1, la norma L1 della differenza sta tendendo a 0, in particolare il limite, diciamo, si può passare al limite sotto il segno. Quindi per passare al limite sotto il segno integrale mi basta una convergenza puntuale più questi corpi. Questi corpi si chiama convergenza dominata. Puntuale, che queste cose si chiamano convergenza dominata. Perché vedete, cosa dice queste cose? Che le funzioni f con n sono in valore assoluto tutte quante più piccole di una stessa funzione L1. Sono tutte quante più piccole di una medesima funzione L1 che non dipende da. Ok. Vabbè, ora lo dobbiamo dimostrare su te. Tra l'altro, nella dimostrazione andremo a sottolineare come mai, se non c'è la seconda ipotesi, il teorema può non funzionare. Ok. Allora, dimostrazione. Allora, osserviamo questo. Siccome f con n di x in valore assoluto è sempre più piccolo di g di x, quando n tende a infinito questo converge a f di x e quindi questo è più piccolo di g di x. Questa è la prima osservazione. Passando al limite si ottiene questa disuguaglianza. Non l'abbiamo scritto perché non era necessario, ce la chiamiamo la dimostrazione. Poi, quando vi vado a fare f con n di x meno f di x, questo è più piccolo di f con n di x più f di x, applicando la disuguaglianza triangolare, mi serve soltanto una maggiorazione. Qua, il fatto che qua ci sia meno non è importante. Faccio il valore assoluto di meno f che è uguale a quello assoluto di f, che è minore o uguale di 2g. Questo cosa mi dice? Mi dice che la successione 2g meno f con n meno f è maggiore o uguale di 0. Questa successione di funzioni è sempre non negativa. Allora vogliamo applicare Fatou. Se no non si chiamava lemma di Fatou, no, lemma di Fatou viene giusto prima di questo teorema, sarà un lemma che vorrà essere applicato in questo periodo. Quindi dobbiamo fare l'integrale su x del limite su n di 2g meno 2g di x meno f con n di x meno f in del mu deve essere minore o uguale di che cosa? Del limite su n dell'integrale su x di 2g di x meno f con n di x
ci dice Fatou. Ora, il primo pezzo è facile da calcolare. Perché? F con n che faceva? Tendeva a F puntualmente. Quindi questo puntualmente tende a questa differenza. In valore assoluto? 0. 2g meno 0 tende a g. Quindi il limite di tutto questo è, c'è proprio il limite, 2g. È 2g. Quindi qua questo è uguale a integrale su x di 2g di x in limite. Il 2 lo posso adottare qui perché l'integrale è mia. Ecco, questo qua è un attimo più delicato, perché qua voi avete una costante più una successione. Allora, quando devo fare il limite di due successioni, una che ha il limite e una che magari non ce l'ha, questa successione 2g è costante e quindi l'integrale è costante, il limite ce l'ha. Questa successione meno il valore assoluto di questa qua, quando la vado a integrare, vado a fare il limite potrebbe non esserci. Ma come si fa? Allora, prima di tutto la costante si può portare fuori, cioè posso scrivere 2 integrale g di x in mu più il limite dell'integrale di meno f con n di x meno f di x in mu. Allora, questo a che cosa uguale? Continua qua, quindi quello che è uguale a questo è sicuramente più grande di questo. Possiamo scrivere 2 integrale x di g di x in mu. Fino a qui è chiaro. Adesso c'è un passaggio. Questo meno si può portare qua fuori, è facile, non è un problema, perché l'integrale è lineare. Ma nel momento in cui lo porto qua fuori, se lo voglio portare fuori del limite, lo posso portare fuori, però il limite diventa limite. Per quale motivo? Pensate a una successione che oscilla tra 2 e 3. Quando ne cambiate di segno, la successione opposta tra chi oscilla tra meno 2 e meno 3, quindi il limite della prima successione 2 è meno il lim sup di quest'altra successione, cioè quando portate il meno fuori del limite, il limite diventa lim sup. Quindi questo qui viene meno lim sup su n dell'integrale su x di f con n di x meno f di x del mu. Ecco, adesso cosa otteniamo? Fatemi cancellare qui sotto. Mi servono un paio di righe per finire il teorema. Facendo la differenza, togliendo questa quantità qua, attenzione, questa quantità la posso togliere se è finita. Se non è finita, è più infinito, non la posso togliere perché è una forma indeterminata, perché toglierla significa portare questa all'altra parte e semplificare. Se qua è infinito, viene infinito, ma è infinito, non si può fare. Quindi qua sta l'essenza di quell'ipotesi. Quando vado a togliere g, cosa rimane? Rimane 0 minore o uguale di meno lim sup su n dell'integrale su x di f con n di x meno f di x in delimito. E allora ho finito, perché? Adesso se cambio segno, che succede alla sguaglianza quando cambio segno? Cambia? Ma questo è lim sup, il lim sup è più grande del lim inf. Il lim inf di roba positiva comunque è positivo,
tutte queste disuguaglianze, cioè avete la catena di queste disuguaglianze, avete 0 all'inizio e 0 alla fine, quindi sono tutte in realtà delle uguaglianze. E quindi avete ottenuto la parte della tesi che stava scritta, quella che è esattamente quello che ho cancellato. Infine, osservate che il valore assoluto dell'integrale su x di f con n di x meno f di x in del mu è minore o uguale dell'integrale su x di f con n di x meno f di x in del mu valore assoluto dentro. Questo perché, se vi ricordate, l'integrale, il valore assoluto dell'integrale è minore o uguale dell'integrale del valore assoluto. Allora, questo è maggiore o uguale di 0. Quando passo al limite, io so, questa lasciamo la scritta perché è esattamente la parte della tesi che sto per dimostrare. Adesso, quando passo al limite, questo tende a 0, questo tende a 0, questo tende a 0, questo è in mezzo, e quindi ottengo che questa successione tende a 0, con valore assoluto. Ma anche senza valore assoluto, se scrivo che tende a 0 senza valore assoluto, porto l'integrale di f all'altra parte e ho ottenuto la parte finale di questo. Chiaro? Ok, lo ripeto, quest'ultima parte, finire di copiare, vediamo se ho 2 minuti per ripetere, se ho 7 minuti praticamente. Avevamo detto, ero rimasto col professor Tamburino, che devo dare il tempo di andare dall'altra parte, quindi finiamo 2 minuti. Ok, quindi questo teorema è molto semplice. Questa successione di funzioni positive è più piccola di 2g, quindi 2g meno questa successione di funzioni è una successione di funzioni positive. Applichiamo fattore. Di qua c'è il limite fa 2g, qua c'è l'integrale di 2g. Dall'altra parte c'ho il limite, ma il limite di chi è? Questa costante più il limite di quest'altro pezzo. Ma il limite di quest'altro pezzo è meno il limite super di questo pezzo. Andiamo a scrivere, togliamo la costante e otteniamo 0 maggiore o uguale di meno questo limite. Cambiando segno, scusate, è 0 minore o uguale di meno questo limite. Cambiando segno otteniamo 0 maggiore o uguale di questo limite. Ma questo limite sup è più grande del limite, che è più grande di 0. Quindi in realtà sono tutte uguaglianze. Abbiamo dimostrato la disuguaglianza non banale. E allora a questo punto vuol dire che il limite con i moduli dentro, col valore assoluto dentro, tende a 0. Ma quello con valore assoluto fuori è più piccolo di quello con valore assoluto dentro, però è sempre maggiore o uguale di 0. Quindi a maggior ragione tende a 0. Se tende a 0, con il valore assoluto tende a 0 pure senza valore assoluto, allora, portando l'integrale di f dall'altra parte si ottiene il teorema di questa genere. Però ripeto, questa è più forte, dire che questa tende a 0 è più forte dire che questa tende a 0, diciamo. Va bene, allora questo è il teorema di Lebesgue, quindi facciamo un piccolissimo riassunto. Noi in 3 passi e 2 giravolte siamo riusciti a vedere che se noi definiamo la misura, non l'abbiamo definita la misura, abbiamo definito che cos'è una misura in generale, abbiamo la proprietà essenziale della misura è quella di essere numerabilmente additiva. Dalla misura ci si può fare gli integrali, come diceva una famosa pubblicità. Io mi sono sempre chiesto se quello era un matematico o no, quello che ha inventato lo slogan, perché c'era uno slogan di una ditta di prodotti che diceva dire integrale è come dire misura. Qualunque matematico sa che è perfettamente vero. Comunque, detto questo, abbiamo visto che le proprietà della, alcune proprietà elementari della misura, abbiamo visto alcune proprietà elementari dell'integrale, però adesso abbiamo visto alcune proprietà non banali dell'integrale rispetto a una qualunque misura.
diciamo, quello che noi dobbiamo avere, che dobbiamo controllare, è che la successione di funzioni siano misurabili, che siano soddisfatte le ipotesi di Beppo Levi piuttosto che di Fatou, piuttosto che di Lebesgue. Ok? Però questi teoremi valgono sempre. Adesso viene la parte più dura. La parte più dura è far vedere che in Rn esiste una misura che estende la misura di Riemann, la misura di Peano-Jordan, cioè la controparte dell'integrale di Riemann. La misura di Peano-Jordan non è una misura, è solo finitamente additiva. Noi la dobbiamo modificare di un poco, e in questo il libro di testo, che è il Giusti vecchia edizione, era fatto proprio bene, perché neanche a matematica te la fanno vedere esplicitamente la costruzione della teoria della misura di Lebesgue su Rn. Ok? Quindi noi costruiremo la misura ordinaria di Lebesgue, cioè qual è la misura ordinaria? Quella che misura la lunghezza in R, l'area in R2 e il volume in R3. Poi ci sono altre misure, ci sono le misure di lunghezza, le misure di superficie, ci sono le delta di Dirac, per esempio tutte le misure di carica che avete su oppure le misure di probabilità, sugli spazi di probabilità, ce ne sono tante di misure. Ok? L'impianto che abbiamo fatto, queste due lezioni che abbiamo fatto, questi due giorni di lezione che abbiamo fatto, sono veri per qualunque misura positiva. È chiaro? Quello che andremo a dire d'ora in poi sarà vero per la misura standard di Lebesgue in Rn. Quindi quella che chiameremo m con n di x, oppure si chiamerà sempre in genere dx, quando è chiaro dove stiamo. Va bene? Ok. Finito.